Ciao a tutti e buona serata per i nuovi. Voglio ricordare che noi abbiamo una classe virtuale molto importante che si trova qui nel PDF, ovviamente avete questa informazione con il link al quale vi potete poi collegare per iscrivervi alla classe, alla nostra classe. Ecco che avete delle risorse chiaramente, però avete un'interazione, una cosa che poi faremo durante il corso della serata. Tenetela d'occhio, è un documento Google condiviso. Qua avete una gialla, è per il nome, e poi vi chiedo di annotare brevemente, rapidamente alcune cose, perché oggi parleremo molto della struttura narrativa di un documento di questo genere con anche alcune soluzioni tecniche. Abbiamo molti argomenti, molti temi dobbiamo affrontare e li affronteremo e spero che vi siano d'aiuto per la realizzazione poi dei vostri lavori. Io la narrazione filmica siamo così più o meno. Mi piacerebbe sapere quali sono le vostre inclinazioni, i vostri gusti. Allora, vediamo questi risultati. Allora, scrivere testi narrativi il 41% di voi. Bene, sono proprio contento. Molto, molto bene. Quindi stasera ci capiremo. Spero, penso, mi auguro. E poi, scrivere sceneggiature 28%. Certo, bene. È già una cosa un po' più, diciamo, rara da trovare, però interessante. Montare film, buona questa percentuale, mi fa un grandissimo piacere. La regia è chiaro che può essere qualcosa di un po' più complicatino, magari da diciamo, realizzare come esperienza quotidiana, collaborare in genere alla realizzazione, quindi offrire punti di vista, fare qualche cosa, insomma, nell'ambito della narrazione filmica. Bene, sono ottime percentuali, sono tutte veramente ottime percentuali, la più bassa sta a un terzo, quindi mi fa molto piacere. Nascondiamo i risultati, eccolo qua, questo è il workflow che noi seguiremo questa sera, quindi è il workflow attraverso il quale il film che avete avuto modo di vedere, cioè il 1917 Rivoluzione Russa, è stato creato. Ed è stato creato esattamente seguendo questa procedura. Quindi quello che io vi voglio raccontare questa sera è proprio la procedura attraverso la quale il film è stato costruito. È una procedura fondata perché normalmente io utilizzo sempre 5 step per qualsiasi tipo di procedura. È un metodo che ho adottato da molto tempo, che deriva dall'ambito della ricerca scientifica. Non mi dilungo su questo, partiamo dal primo step, quindi scrivere la narrazione basata sugli eventi, uno per uno. Quindi è inutile approfondire adesso ciascun tema, però la prima cosa da fare è scrivere una narrazione basata su eventi. Stiamo parlando di eventi storici, scientifici. Non necessariamente a carattere storico, ecco, questo voglio dire. Stiamo parlando di eventi che riguardano la cultura umana e la natura a vasto raggio. Poi il punto numero due è che dobbiamo rendere narrativo il testo e quindi inserire anche discorsi diretti. E questo è un lavoro ulteriore che si fa con il testo. E quindi attraverso la scrittura. Poi dobbiamo occuparci della pre-registrazione audio e montaggio della colonna sonora. Che cos'è la pre-registrazione audio? È la nostra registrazione. Questo indipendentemente dal fatto che poi utilizzeremo una voce narrante professionale, come nel caso del film, appunto, 1917, con la voce di Alessandro Loi. In ogni caso noi dobbiamo pre-registrare l'audio e montare insieme all'audio una colonna sonora. Vedete che qui la procedura già
si discosta molto dal lavoro istituzionale a cui probabilmente siete abituati o vi hanno insegnato, diciamo, come pratica o come consuetudine. Poi a questo punto svolgiamo una ricerca sulle fonti iconografiche e realizziamo un montaggio di queste fonti sulla traccia audio. Quindi vedete che la ricerca delle fonti arriva, è, come dire, al quarto posto di questa procedura, non è la prima cosa che facciamo. E il montaggio, quindi, questo ho avuto modo anche di spiegarlo nel webinar seguente alla visione del film, il montaggio avviene proprio sulla traccia audio che è quella relativa al punto 3, cioè l'unione del voiceover con l'ambientazione musicale. E quindi a questo punto, se noi abbiamo un voiceover professionale, oppure noi stessi lo possiamo riregistrare a questo punto, migliorando la tonalità, migliorando l'impostazione, lo possiamo sovrapporre e quindi passare alla rifinitura. La rifinitura vuol dire sistemare meglio anche gli effetti che poi applichiamo al film. Vedete che in questi 5 step non parlo direttamente degli effetti, perché di questo ci occuperemo nel quarto passaggio, quello del montaggio, però non sono così rilevanti dal punto di vista tecnico. Cioè non costruiamo un film fondato su effetti particolari, benché questi devono esserci perché devono essere funzionali alla narrazione, e vedremo che a un certo punto ne abbiamo dovuti studiare anche diversi in questo caso. Allora, se avete ben compreso, io quindi a questo punto vorrei esaminare con voi step per step, passaggio per passaggio, come noi procediamo alla realizzazione di un filmato di questo genere. Dunque, ho intitolato questo tema Idee da smantellare nella costruzione della narrazione. Prima di tutto, non partiamo dalle fonti storiche e o scientifiche. Il racconto è fatto da soggetti che agiscono. Troppa attenzione al documento ci porta al documentario, quindi risulta molto chiaro che non desideriamo creare un'opera di documentazione, nonostante il nostro materiale su documenti, su risorse reali, su fonti che possono avere naturalmente un carattere scientifico. Però la narrazione è fatta da persone. Ho collocato questa immagine qui, che è un fotogramma del film. Sono i soggetti che in qualche modo devono essere i protagonisti del nostro racconto. Quindi ne consegue che se noi vogliamo evitare di realizzare un'opera di documentazione in senso stretto, non dobbiamo impiegare utili interviste e commenti di esperti. Perché? Perché fondamentalmente l'intervista avvalora una tesi, è una testimonianza diretta. Il racconto invece è autosufficiente, non ha bisogno di giustificazioni esterne. Voglio dire, l'intervista sotto un certo punto di vista avvalora la componente scientifica di quello che voi state presentando, ma d'altra parte indebolisce la struttura narrativa. La narrazione è un sistema autosufficiente che basta a se stesso. Perché? Perché, come diceva Umberto Eco nei saggi che scriveva intorno agli anni 50-60, e che vi invito a rileggere perché sono la base di un lavoro di questo genere, la narrazione è autosufficiente, è autoreferenziale, cioè si riferisce a se stessa. Quello che conta sono le strutture narrative, non tanto il contenuto in quanto tale, che ovviamente può essere più o meno scientifico, ma tutta l'attenzione è rivolta sulla struttura narrativa.
All'interno di un documentario invece di tipo istituzionale, tradizionale, l'attenzione non è rivolta tanto alla struttura narrativa, che all'interno del documentario ve ne possono essere diverse di strutture narrative che coesistono oppure fanno anche a cazzotti, come tante volte anche ci è capitato di vedere. Ma all'interno del documentario quello che conta è l'esposizione di un dato ed eventualmente anche l'esposizione di tesi o anche di tesi contrapposte da confutare, di problematiche. Quindi, vedete, si tratta veramente di due costruzioni radicalmente diverse. Qualcuno a questo punto potrebbe chiedere, va bene, ma allora se non facciamo un documento ci stiamo impegnando nel realizzare un docufilm. Docufilm, questo termine è entrato nel linguaggio comune, sì, a tal punto che di fronte a qualsiasi documentario oggi si parla di docufilm. Hai visto questo docufilm? Guardate che il docufilm non è esattamente un documento, ma non esce fondamentalmente dal quadro della documentazione. Perché? Qual è la differenza tra un documentario e un docufilm? Consiste nel fatto che il docufilm comporta la presenza di attori, di risorse che non sono direttamente tratte dall'ambiente naturale, scientifico, storico del quale il documentario si occupa. Cioè, nella sostanza ci sono degli attori, ci sono degli elementi estranei. Per cui ecco l'unione di questi due termini, il documentario con il film. E nel docufilm, per esempio, il documentarista parla anche di se stesso, può per esempio alzarsi e la mattina nella savana e dire agli spettatori che oggi è una bella giornata calda, che era piovuto, che si sente bene, che ha fatto una buona colazione, che adesso parte con i suoi colleghi per svolgere i compiti che deve svolgere quella giornata. Ecco, quindi si mescolano anche elementi personali che non sono oggettivi, cioè interni alla documentazione, cioè non sono intradiegetici, ma sono extradiegetici, cioè sono esterni alla documentazione. Invece noi vogliamo fare, come dire, trovare una terza via, che è quella proprio della storia, della narrazione vera e propria. E quindi abbiamo un terzo punto da, come dire, smentire sotto un certo aspetto, cioè non dobbiamo spiegare né offrire delle lezioni. Lo spettatore giudicherà. Noi raccontiamo una storia. Poi sarà lo spettatore a trarre tutte le conseguenze, le lezioni, perfino gli insegnamenti se desidererà. Dobbiamo dare fiducia alla capacità dello spettatore e non trattarlo da idiota. Lo ripeto questo, lo spettatore non va trattato da idiota. E bisogna pensare che partire proprio dal presupposto, dal principio che lo spettatore del film che noi stiamo costruendo ha le capacità di interpretarlo, di capirlo. Se qualcosa non capisce, si potrà documentare se gli interessa, se no avrà saltato qualche cosa e gli sarà rimasta impressa una certa prosodia, una certa narrazione, un certo ritmo. E quindi non forniamo delle lezioni, non dobbiamo educare o insegnare qualche cosa al nostro spettatore. Però allo stesso tempo non stiamo facendo un film nel vero senso della parola, cioè con degli attori, la regia, del location, eccetera. Quindi spero che è un po' forse complesso da capire questo aspetto, ma è centrale. Se non si capisce questo, ovviamente non si capisce che cosa ho fatto all'interno di questo film. Ditemi se è tutto chiaro. Naturalmente io non posso parlare, leggere le slide e guardare quello che scrivete contemporaneamente, ma ogni tanto butto l'occhio. Parliamo ancora della differenza tra documentario e narrazione con due slide. Parliamo prima del punto di vista e poi parliamo della suspense, perché sono due elementi centrali attorno ai quali si articola
esattamente questa distinzione. Partiamo dal punto di vista e mettiamo a confronto il documentario classico attraverso invece la struttura della storia, del racconto. Il documentario classico spesso presenta un punto di vista che può essere anche nascosto dalle testimonianze esterne. Ma è chiaro che la testimonianza, sia di persone che di oggetti viventi, determina spesso l'accreditamento di una linea espositiva, di un punto di vista. La narrazione, la storia, di solito invece esprime un punto di vista esplicito che è interno alla storia stessa. Vale a dire, è paradossale, ma il documentario, che normalmente ci presenta una tesi, utilizza le interviste come uno strumento di narrazione. Che strumento narrativo non sono? E invece, dietro le interviste si nasconde molto spesso il tentativo, come dire, anche di condizionare in qualche modo lo spettatore. Però questo tentativo non è palese, è mascherato dall'intervista. Quindi, come dire, da una specie di struttura narrativa, perché ha a che fare con la persona, magari con la sua storia. Invece nella narrazione è palese che ci sia un punto di vista, perché è una storia, è ovvio che questo ci sia. Quindi il problema non si pone. Guardate che faccio un'affermazione forse un po' pesante e magari eccessiva, però mi serve per farvi capire bene questo aspetto. La narrazione è più onesta rispetto a un documentario tante volte, proprio per questo aspetto, perché quando vedi un film o leggi una storia, sai che si tratta di un film e di una storia, quindi sai perfettamente che hai a che fare con un punto di vista, è onesto. Nel momento in cui invece tu ti occupi di un documentario che ti espone, non lo so, il crollo della New Economy nel 2000, o vai a capire, è un punto di vista che è avvalorato da tutta una serie di testimonianze, ma è quello che si porta avanti. Però, come dire, è in qualche modo mascherato da questa sorta di presentazione oggettiva. E riflettete su questo punto, perché io credo che in tante occasioni sarà molto più interessante raccontare una storia attraverso una documentazione che non raccontare un documentario. Le fonti poi sono spesso utilizzate nei documentari storici anche qui per avvalorare delle tesi, mentre la narrazione è chiaramente per tutti una fiction, quindi è per questo che è anche più onesta di fronte al pubblico. Lo vedete anche nella rivoluzione, nel film sulla rivoluzione russa, vedete che naturalmente gli eventi sono gli eventi, nessuno li può contestare, sarebbe assurdo creare dei nuovi eventi all'interno di una narrazione che invece parte da una storia realmente accaduta, ma allo stesso tempo è anche finzione, perché il modo con cui gli eventi sono presentati, il delineare determinate emozioni, anche cercare di farle suscitare nello spettatore, significa collocarlo all'interno di un meccanismo di finzione, e questo è il film, benché naturalmente si basi su fatti rigorosamente oggettivi, su documentazioni molto precise, ma non si vuole perdere quel contatto con l'immaginario, quel contatto con le proprie emozioni e sentimenti che solo una storia ti può dare. E quindi dobbiamo chiederci su cosa si fonda essenzialmente allora il racconto, cioè, ma tutto questo discorso, ecco la domanda chiave, come potrebbe essere formulata, ma tutto questo discorso alla fine in che cosa si può condensare? Beh, sentite, si condensa, si articola attraverso la suspense, Nel momento in cui noi introduciamo la suspense in un racconto di documentazione, creiamo una storia. Nella documentazione possono esserci dei momenti di suspense, certo, nei documentari ci sono dei momenti di suspense, ma sono dei momenti
che sono all'interno di singole trame narrative e non di una storia completa, cioè di tutta la storia dall'inizio alla fine, mentre qui il problema è proprio quello di costruire la suspense in modo tale che tenga e sia articolata per tutto il film e quindi ne fondi la struttura. Per esempio, nel documentario classico la suspense è interrotta da testimonianze oggettive, è più semplice da costruire perché non deve essere sostenuta, no? È chiaro che se noi stiamo documentando un'attività di ricerca scientifica intorno a un atomo, una particella particolare, e quindi ci sono le strumentazioni, gli scienziati al lavoro, si crea una suspense perché tendiamo ad arrivare alla scoperta, ma poi c'è la spiegazione di quello che sta avvenendo, c'è il racconto extra diegetico rispetto alla storia, e lì la suspense non può essere sostenuta, viene interrotta. Adesso non posso dilungarmi ovviamente nei particolari, è chiaro che poi ci sono dei meccanismi che fanno sì che anche chi racconta può sostenere una certa suspense, ma è un'altra cosa. All'interno della storia invece la suspense è tutto. Non esiste una storia che non sia retta da un meccanismo di suspense, perché è l'attesa, il non sapere che cosa succederà, anche se, come è avvenuto nel film 1917, lo sanno tutti benissimo come è andata a finire questa storia. Anzi, io direi che forse è anche una delle storie, da un punto di vista storico, più conosciute. Sappiamo che cosa è successo, grosso modo, e come è andata a finire. Quindi, la sfida è poterla raccontare nuovamente, e per raccontarla nuovamente occorre ridisegnare la suspense al suo interno. Il documentario tende al saggio storico e critico, ma il linguaggio visuale non è adatto per questo. Il saggio può essere solo scritto. Attenzione a questa affermazione. Il saggio, cioè la dimostrazione di una tesi, l'esplicazione, eccetera, può essere sostenuta solo all'interno di un testo scritto, perché solo un testo scritto può avere l'articolazione, la complessità, l'abbondanza anche di un documento che può spiegare nei minimi particolari tutto quello che noi vogliamo chiarire. Il saggio non è uno strumento cinematografico, non è uno strumento filmico, non è uno strumento per immagini, per raccontare qualcosa per immagini. Il racconto per immagini è un racconto necessariamente intanto più sintetico. E è un racconto che sotto un certo punto di vista blocca l'immaginario, perché l'immagine parla. E quindi se io invece devo ragionare e devo appellarmi anche alla mia stessa fantasia, alla mia partecipazione attiva, l'immagine tende a limitare il lavoro intellettuale che io svolgo attraverso la lettura di un saggio. Quindi, mentre il documentario tende verso il saggio, storico, critico, quello che è, verso il saggio, il linguaggio visuale lo contiene, quindi vedete che è un'operazione curiosa. Non sto parlando male dei documentari, intendiamoci, sto cercando di stabilire delle differenze che ci aiutino nel decidere come noi possiamo raccontare qualche cosa e quando scegliere uno strumento piuttosto che un altro. Ma questa commistione di aspetto saggistico e critico da una parte e linguaggio visuale dall'altra a un certo punto cozza, non è così automatico riuscire a trasferire i meccanismi della critica all'interno di un filmato. E quindi per questo diciamo che storicamente è il linguaggio scritto che parla nel saggio. Il racconto invece, il racconto non è chiaramente un saggio, lascia libero lo spettatore di seguire la narrazione e di esprimere più facilmente anche il proprio punto di vista. E sì, perché vedete, l'applicare
la propria logica a quello che si sta vedendo limita in qualche modo l'immaginazione su quello che si vede, cioè o tu ragioni e quindi ti soffermi su gli avvenimenti sono stati questi, come, ma, però, eccetera, oppure segui la storia e ogni tanto rileverai qualche punto che poi potrai discutere, ma prima segui la storia. Seguire la storia che il proprio immaginario. Non è che c'è una separazione così netta tra l'applicazione di un pensiero logico e invece il seguire, come dire, la fantasia e l'immaginazione che un racconto ti può dare, però esiste. E dunque o si sceglie, si segue più una strada o se ne segue un'altra, e questa è un po' questo gioca anche un altro aspetto che qui non tratto, non lo accendo neanche, lo dico a voi così perché è un aspetto psicologico molto complesso, che è quello della identificazione dello spettatore o del lettore con la storia, la documentazione, eccetera. Questo, il meccanismo di identificazione, è difficile da realizzare in linea di massima. Lo è ancora di più all'interno di una struttura di documentazione. È più facile all'interno di una storia. Chiudo però questo argomento perché qui dovremo fare un paio di webinar solo di questo. E quindi, stanza, cominciamo a... a lavorare, no, per la costruzione del nostro film. E che cosa facciamo? Scriviamo il racconto, quindi non buttiamo giù un elenco di date, di avvenimenti, di fatti. Questo è chiaro che è la primissima cosa che si fa quando si studia un tema di biologia, di chimica, di storia, quello che volete voi, no? Ma questo lo diamo per acquisito. Diciamo che noi conosciamo la materia, quindi lasciamo perdere il doverla studiare per poi poterla raccontare. Conosciamo questa materia. Quindi partiamo con la scrittura del racconto. Pensiamo alla narrazione sulla base di una chiara esposizione dei fatti. Cioè la prima cosa che dobbiamo fare è una narrazione che viene strutturata su una linea del tempo. Pensiamo a come raccontarlo, però che è ancora molto agganciata ai fatti, agli eventi scientifici, ai contenuti proprio che vogliamo raccontare. E il testo deve essere lungo in base alla durata del film, cioè dobbiamo pensare di scrivere qualche cosa che sia esattamente quello che poi, cioè della stessa durata del film. Quindi se vogliamo che duri 50 minuti, dobbiamo scrivere un testo che sia visibile per 50 minuti. Come si fa? Una cartella editoriale è composta da circa 1800 battute. Normalmente sono 30 righe di 60 battute l'una. Questa è quello che si chiama una cartella editoriale. Il tempo di lettura di una cartella editoriale grosso modo varia tra i 2 minuti e i 2 minuti e mezzo. Ecco, questo è un criterio attraverso il quale noi possiamo determinare in modo preciso la durata del nostro film attraverso la narrazione ancora legata ai fatti essenzialmente, che ha ancora, diciamo, su un impianto logico, però alla narrazione che adesso cominciamo a scrivere. E è importante quindi scrivere subito la storia, maltrattamento. Non scrivere subito la storia, quello lo vediamo in un secondo tempo, ma il trattamento, gli eventi, calcolando quindi i tempi di narrazione. Quindi la storia che noi scriviamo, come dicevo prima, è ancora molto legata all'apparato logico, alla successione dei fatti, all'analisi di quello che deve avvenire. Poi bisogna, e questo è il secondo step, dobbiamo ridefinire tutto sulla base di un vero e proprio racconto. Allora, qui la cosa più interessante da fare è utilizzare degli esempi, proprio degli esempi tratti dal film che avete visto.
Allora, mi fermo un attimo perché ci sono un paio di osservazioni. C'è per esempio Rosanna che chiede se il tempo è stato calcolato mentre leggevi le cartelle o pagine. Non tanto mentre leggevo, ma sapendo che, dunque, com'è? Qua. Sapendo che il tempo di lettura di una cartella è 2 minuti, 2 minuti e mezzo, questo dipende un po' anche dalle pause che volete dare, eccetera. E se voi con Word, con i vostri programmi di scrittura, impostate ogni pagina a 1800 battute, spazi compresi, siete a posto, perché sapete che ogni 2 pagine sono circa 5 minuti di film. E quindi praticamente con 20 pagine fate 50 minuti di filmato. E infatti il film della Rivoluzione Russa, 7 cartelle, 16, 18 cartelle. Quindi sì, è scientifico, si fa così proprio. E tra l'altro con i vostri studenti, a parte voi, queste cose le dico per voi, per il vostro piacere di eventualmente costruire delle storie, ma sono anche molto didattiche, sono dei lavori che vale la pena intraprendere con gli studenti. Allora facciamo una prova. Nella parte qua gialla, nella parte gialla, voi vedete, come dire, il racconto, la prima stesura, cioè quella che ancora fa riferimento agli eventi. L'8 marzo 1917, il 23 febbraio secondo il calendario russo, le donne di Pietrogrado scendono in piazza per la giornata internazionale della donna. Da tempo in città manifestazioni, le proteste, i tumulti, le donne devono far fronte al razionamento alimentare, al rincaro continuo del pane. I loro uomini vengono lasciati a casa dalle officine Putilov e dalle fabbriche con la scusa della mancanza di approvvigionamenti, oppure rischiano la vita al fronte, eccetera, eccetera. Qual è il problema di questa prima stesura nella poi sua trasformazione in racconto? È che prima di tutto qui si racconta qualcosa di straordinariamente rilevante, che mette in gioco delle persone, le donne che lavorano, le code interminabili e il fatto che possano arrivare a mani vuote, gli uomini, i loro mariti che partono per il fronte e che vengono lasciati a casa. Quali sono i problemi di questo primo passaggio? Sono due essenzialmente. Uno è che c'è troppa roba in poco spazio. Questo sarebbe già un film di per sé in sostanza, ma ridurlo così significa non dare importanza alle condizioni umane reali e quindi alla storia, perché ricordiamoci che ciò che distingue una storia da qualsiasi altra cosa è la presenza di persone, sono di esseri umani. Questo l'ho già detto altre volte in altri webinar che parlano di storytelling, così, ma la storia esiste solo in quanto esistono dei soggetti umani. Nessuno si identifica con una macchina, con un'automobile o con un ferro da stiro, a meno che questi non siano oggetti antropomorfizzati, come nei film di Hanna-Barbera, Walt Disney, Pixar, eccetera. Ma antropomorfizzare un oggetto significa renderlo umano. Quindi torniamo al concetto di prima, vale a dire che non esiste una storia se non esistono relazioni umane. Quindi queste relazioni vanno costruite, sono la prima cosa che deve essere posta in risalto. E quindi vedete che anziché accorciarsi il testo, in questo caso si è allargato molto, perché noi lo vogliamo proprio raccontare questa cosa. E quindi cominciamo, perché l'8 marzo 17 le donne, va bene, ma chi lo dice? Le cronache dei giornali. Chi vuole documentarsi lo può fare, troverà che le cronache raccontano proprio questo. Le cronache descrivono cortei sorridenti di donne di diversa estrazione sociale, con poca presenza di operai. Questa è un'informazione che noi non avevamo all'inizio, ma volendo mettere in risalto l'elemento umano, allora a questo punto ecco che abbiamo fatto una ricerca per capire se quali erano gli elementi che avremmo potuto tirare fuori dalla lettura, per esempio, di quotidiani dell'epoca.
ma non per avvalorare il fatto, ma quanto per tirare fuori quell'elemento umano fondamentale che è esattamente quello che mi permette di costruire la storia. E quindi le cronache descrivono cortei sorridenti di donne di diversa estrazione sociale con poca presenza di operai. Il film inizia così. Ed è un grande attacco per quale motivo? Perché scardina quello che si può immaginare sulla rivoluzione russa, vale a dire che la presenza in piazza delle donne nella manifestazione dell'8 marzo sia stata essenzialmente una presenza operaia. Non era così. Erano donne borghesi, piccolo borghesi, russe, eccetera, che manifestavano sulla prospettiva Nevsky e quindi di un certo grado operai erano altrove, stavano appunto organizzando lo sciopero. Ma questo ci veniamo dopo. Un volantino dei socialdemocratici internazionalisti, eccetera, spiega: spesso le donne operaie hanno paura, non sanno che cosa rivendicare né come farlo. E questo è importante perché? Perché accresce la contraddizione che abbiamo presentato prima. E perché abbiamo fatto questa operazione? Che risulta, alla lettura e alla visione del film, risulta molto naturale, molto intrigante anche. Ma perché nessuna storia si fonda senza un conflitto. E il conflitto non può essere quello che tutti conoscono della rivoluzione d'ottobre. Devono esserci dei conflitti all'interno di questa narrazione che sostengono quello principale, che come vedremo però non sarà quello che voi vi immaginate, perché tutta la narrazione è costruita su un altro tipo di conflitto. Ecco il lavoro, come dire, dello storyteller, di quello che costruisce la storia, conoscendo certamente, ma con una grandissima attenzione alle particolarità, alle specificità con cui si possono esplicare. Quindi le operaie hanno paura, questo dice un volantino, e invece, quindi sì, c'è un nuovo ribaltamento, le operaie tessili del quartiere di Vyborg stanno organizzando lo sciopero, hanno lanciato un appello agli operai della metallurgia e trascinano al loro fianco intere fabbriche. Questo è un grande incipit, ma mi fa ridere perché l'ho scritto io, no? Ma non lo dico perché l'ho scritto io, lo dico perché oggettivamente è così, perché contiene, so che riderete, ma contiene veramente tutti gli elementi caratteristici per far decollare bene una storia. Contiene gli elementi umani, le particolarità, qualche cosa che si differenzia rispetto alle aspettative, un paio di contraddizioni interne, eccetera. Però non è ragionata a tavolino, non è che uno prende gli ingredienti come fare una ricetta, no? Occorre una, come dire, sì, anche una certa sensibilità che viene da che cosa? Viene ovviamente dall'esaminare le storie e dal vedere tante storie. Ah, poi chiudo una parentesi. Tengo molto spesso dei corsi per registi del cinema e della televisione, montatori, eccetera. E resto sorpreso tutte le volte che con queste persone mi rendo conto che, per esempio, loro vanno raramente al cinema. E invece bisogna andare al cinema, vedere anche in televisione, certamente possibilmente senza pubblicità, nella propria sala, senza essere disturbati, ma bisogna vederne centinaia di storie, soffermarsi, fare domande. Ecco, questo è molto importante. Per questo voglio analizzare con voi gli aspetti così anche un po' nel dettaglio. E quindi dal canto loro i dirigenti dei pari seguono un movimento con grande riluttanza. E poi chi sono queste donne operaie? Allora io prenderei un momento i fotogrammi del film, perché vi mostro questa parte che voi vi ricorderete sicuramente, ma eccola qua. Voi potete su Vimeo intanto vederla, siamo proprio all'inizio del film, eccolo qua. Ecco, è questa, ve lo ricordate? Naturalmente lo vedrete a scatti. Le cronache descrivono cortei sorridenti di donne di diversa estrazione sociale con poca presenza di operai. Ecco, questo Alessandro ha letto l'inizio, questo. Le cronache descrivono cortei sorridenti di donne di diversa estrazione sociale.
Gli effetti, che è una cosa di cui parleremo più avanti, ma gli effetti, cioè questo, cioè il montaggio attraverso effetti, non di colore, effetti 3D, cioè proprio parlo di effetti di montaggio, cioè del modo con cui le immagini sono presentate e si susseguono. Allora, questo è stato creato apposta per creare una piccola suspense. Le cronache partendo dal generale, ma non subito dal quadro generale, e creando un movimento sull'immagine dall'alto verso il basso, per fare che cosa? Sorridenti di donne di diversa estrazione sociale con poca presenza di operai. Donne con poca presenza di operai. Lo vedete, lei suona uno strumento, questa è un'immagine originale, proprio della manifestazione delle donne femministe, però di classi sociali diverse rispetto agli operai, che quel giorno manifestavano sulla prospettiva energetica. Ha un pelo, un cappotto di pelliccia, anche il cappello, cioè si vede che non è un'operaia, ma è sorridente, contenta. È come se io vi stessi annunciando che ma dietro questa facciata c'è un'altra realtà. Incuriosisco in questo modo e vi porto dentro la storia. Un volantino dei socialdemocratici internazionali. Questo volantino, che è proprio un volantino originale che Katia mi ha fornito, è uno di quei documenti che non si conoscevano fino a qualche anno fa, è proprio il volantino che viene citato, quindi... Internazionalisti, il gruppo dei mezzo rayonsi. Viene sovrapposto, per i puristi, dico una cosa per i puristi del cinema, che penso ci siano tra voi, un volantino. Eccolo qua. Vedete che il volantino compare attraverso una dissolvenza. Chi conosce tutte le regole del montaggio invisibile sa bene che evitiamo le dissolvenze. Invece, chiaramente, in questo caso è stata creata perché? Perché questa dissolvenza al di sopra dell'immagine della donna serve per confermare la tesi che siamo di fronte a una realtà di un determinato tipo, che è questa. Uno dei socialdemocratici internazionalisti, il gruppo dei mezzo rayonsi, spiega: spesso le donne operaie hanno paura, non sanno... Donne operaie hanno paura. E vedete che immagine radicalmente differente rispetto alla felicità della donna, invece, prima, che abbiamo mostrato prima, con il termine paura scritto in diverse lingue, proprio per rafforzare questa dicotomia, questa contrapposizione. Scusate, mi è saltato il fotogramma. I Viborg stanno organizzando. E invece hanno lanciato. Stanno organizzando lo shop, organizzano un appello agli operai, eccetera, eccetera. Ok, mi sono un po' dilungato perché volevo farvi capire proprio il modo con cui questo film è stato creato. Ovviamente è stato creato così secondo per secondo, ecco, perché quando si chiede ma quanto tempo ci è voluto, eccetera, la maggior parte del tempo è stato questo, cioè proprio nella costruzione della narrazione. Però, torniamo a Bomba, quindi è chiaro che a questo punto il testo un po' troppo sintetico e soprattutto non narrativo, lo vedete, questo giallo è diventato questo di fianco, e nel film il testo è diventato poi immagini, e vedete che ci sono le donne così, la parte della vedete, la coda nei negozi, certamente al rincaro continuo del pane e alla scarsità di farina. I loro uomini vengono lasciati a casa con la scusa tra tutte le immagini se ne potevano scegliere tante, però questa persona che guarda, sembra che guardi in camera, dà proprio l'idea. Adesso faccio un fermo immagine qui: al rincaro continuo del pane e alla scarsità di farina. I loro uomini. Ecco, guardate questo personaggio, qui siamo in un mercato russo, in un mercato dell'epoca, e c'è questa persona che passa e guarda così, è straordinario perché
è uno sguardo che conferma questa sensazione di vuoto davanti a sé, di mancanza di prospettive, di abbandono di un essere umano al suo destino. Vengono lasciati a casa con la scusa della mancanza di approvvigionamenti. Oppure rischiano la vita al fronte. E qui, anche qui si tratta di evitare di mostrare subito scene di guerra. Bisogna introdurre delle cose con calma. E allora bisogna trovare delle soluzioni che rafforzino la narrazione, che è diventata più lenta ma allo stesso tempo più ritmica, e rafforzino quello che stiamo dicendo. E quindi ecco che l'immagine scende sul volto di questo soldato e abbiamo montato, vedete, scende sul volto di questo soldato e qui abbiamo montato il volto di una donna che è nella coda che abbiamo visto prima. Fila tutta la notte per una razione di pane. E vedete com'è bella questa transizione tra il volto del soldato e quello della donna, perché in fin dei conti vivono lo stesso identico destino. Questa è la questione. È da lì che le donne hanno scatenato l'inizio della rivoluzione russa. Inizio che solo formalmente, per un puro caso storico, è stato l'8 marzo, perché come abbiamo visto, l'8 marzo, in realtà la festa dell'8 marzo, non era nelle mani delle donne operaie, ma di donne che appartenevano ad altre classi sociali, che potevano simpatizzare con la causa operaia, ma fondamentalmente appartenevano al ceto borghese, mentre la rivoluzione è scatenata proprio da questo morphing che è stato realizzato nel film tra il volto del soldato e questa donna. E poi possono rientrare a casa a mani vuote. Il passaggio da un volto all'altro. Adesso io vi mostro come, utilizzando Final Cut, questo passaggio è stato realizzato. Così chiudiamo tutto il ciclo di questo step, dalla narrazione proprio al montaggio. Allora, per sgombrare il campo da ogni equivoco, io uso Final Cut perché mi piace molto, e quindi è un'ottima applicazione. Hanno montato Il Signore degli Anelli con Final Cut, quindi è un ottimo strumento. Uso anche Adobe Premiere, altri, eccetera. Però sono particolarmente affezionato a Final Cut. Qui, quando noi utilizziamo delle applicazioni professionali, la questione poi non è più tecnica. Voglio dire, sì, può esserci un'uscita di una certa qualità, di una certa tipologia, insomma, sono argomenti molto, molto, molto specialistici. Ciò che conta è veramente, come dire, il feeling che si instaura con una determinata applicazione, perché creare un montaggio di questo genere è complesso e quindi è bene utilizzare quelle applicazioni con le quali ci troviamo meglio. La discussione non è più su qual è l'applicazione migliore, ma è con quale applicazione ti trovi meglio, e lo si vede anche così, il colpo d'occhio, come apri le finestre. E, diciamo, il piano di lavoro dell'applicazione. Allora, questa è appunto il Final Cut che ha montato la parte finale, perché all'inizio ovviamente ci sono tutta una serie di livelli, sono tanti livelli di sovrapposizione di immagini che poi via via vengono raccolti nei compound clip. Ecco, guardate, questa è l'immagine originale, immagine originale, quindi avremmo anche potuto utilizzarla così nella sua totalità, ma non avremmo mai ottenuto l'effetto invece di quel dettaglio che ci mostra poi il sorriso. E se fossimo partiti dall'immagine generale per arrivare poi al sorriso, non avremmo avuto lo stesso effetto.
E queste sono cose che naturalmente un po' vengono dall'esperienza, chiaramente, così dalla sensibilità anche di volere a tutti i costi ottenere un determinato risultato e quindi perseguire questo risultato, ma anche dalla sperimentazione mentre si costruisce. E non bisogna mai, mai prendere per buona la prima soluzione. Bisogna avere anche il coraggio di tagliare tutto e rifare questi pochi secondi fino a che quello che noi, il risultato che otteniamo, non sia esattamente quello che ci soddisfa completamente. E invece, se andiamo più avanti, ancora una cosa relativamente a questa immagine, non è finita qui perché ci sono le bande nere. E quindi, ecco, tolte le bande nere, vedete che questa immagine è ancora più ampia risulta. Quindi proprio veramente l'abbiamo tagliata e abbiamo preso solo alcuni aspetti e eccolo qua, questa è la coda che noi abbiamo visto, ecco la coda che confluisce, poi c'è uno stacco con che abbiamo esaminato prima, l'uomo, il soldato, eccolo qua, e poi ecco questa. Questa donna, e qui voglio mostrarvi, quindi riduco al 6%, e qui vi voglio mostrare, spero che si veda, che capiate anche quello che vi mostro adesso, vi voglio mostrare la rilevanza del taglio che ho effettuato per mostrare questo passaggio, perché l'immagine, vedete, la fotografia è così ampia, ma di questa fotografia ne ho preso solo un piccolissimo fotogramma. Adesso la porto giù tutta perché, e ve la mostro, perché la fotografia iniziale era questa. Sì, la vedete al contrario. Eccola qua. Allora, questa era la fotografia iniziale. Che cosa ha colpito di questa immagine? Intanto tanti occhi, lo vedete, tanti occhi. Parlano tutti questi occhi. Sarebbe stato interessante poter prolungare, ma non volevo creare un film di un'ora e mezza. Prolungare proprio la scena su questi occhi. Ma questi sono straordinari, guardate questi. Quindi ecco che ho preso solo questa, il suo volto, con l'espressione dei suoi occhi. E poi naturalmente rispetto al soldato guardava da un'altra parte, vedete? Ecco, non era buona non è questo incrocio quasi contrapposto tra il suo sguardo e questo. Quindi abbiamo ribaltato l'immagine e poi l'abbiamo stretta fino a ottenere, ecco, esattamente questa. Attenzione a quello che vi dico adesso. Che problema comporta? Beh, comporta un problema relativo alla qualità delle immagini. Bisogna essere audaci in questo campo e siamo sorretti da una serie di regole della psicologia e della percezione che ci aiutano a sostenere queste scelte. Perché? Perché vedete, noi abbiamo già delle immagini che sostanzialmente sono degradate, perché sono vecchie immagini che non hanno la qualità delle fotografie di oggi e che poi riportate in digitale non migliorano anche nel loro aspetto. Quindi ogni volta che operiamo un ingrandimento, un ritaglio, un ingrandimento di queste immagini, noi facciamo un ulteriore passo verso il loro degrado. È ovvio questo, ma volete mettere il risultato di questo meccanismo che da tutti viene inteso, al di là della qualità dell'immagine, perché?
perché qui stiamo costruendo una metafora che ci dice qualche cosa intorno alla unione che si è determinata tra queste donne, il clima sociale e politico, la guerra, la vita dei loro mariti e degli uomini, che siano al fronte o nelle fabbriche o disoccupati, e questa metafora è ciò che realmente colpisce lo spettatore al di là della qualità dell'immagine. Dunque, questa lezione serve per dirvi che noi dobbiamo tenere conto di tutta una serie di aspetti tecnici e di cose che ci insegnano anche nelle scuole e che qualsiasi corso di cinematografia ci può insegnare. Ma questo è un aspetto che, come dire, non può essere insegnato, perché è qualcosa che deve essere costruito e deve essere colto. E dobbiamo saper abbandonare le regolette tradizionali attraverso le quali noi costruiamo una storia, perché questo è il fulcro di una storia. Se noi siamo in grado di costruire la storia attorno a questi passaggi, noi creiamo una buona storia, indipendentemente dalla qualità e dalla ricchezza più o meno straordinaria del materiale che abbiamo a disposizione. Ecco perché a tutti quelli che mi scrivevano, mi dicevano, ma le fonti eccezionali, queste fonti, così, sì, le fonti sono eccezionali, interessanti, certamente abbiamo fatto un lavoro su questo, ma non è l'aspetto fondamentale. Perché non è l'aspetto fondamentale? Ma perché io un'immagine così la potevo anche ricostruire. Se non l'avessi trovata, l'avrei potuto costruire, avrei potuto trovare una fotografia simile dell'epoca, metterla a posto e creare l'illusione che si trattasse di qualcosa del genere. Lo vedrete che poi l'ho fatto, in seguito l'ho fatto assolutamente, una cosa molto curiosa che voi non vi sono sicuro che non l'avete assolutamente individuata nel film, ma è stato costruito proprio di sana pianta perché volevo ottenere quel risultato. Ma il cinema è finzione, le storie sono finzione, lo storytelling è finzione, la narrazione è finzione. Siamo nel mondo della finzione, abbiamo abbandonato la documentazione, pur riferendoci naturalmente a un racconto, come dire, oggettivo per tanti aspetti, per la storia, per i documenti scientifici e tutto il resto. La parte in giallo l'ho trovata come risorsa nel web, no, l'ho scritta io, tutto è scritto. Tutto ciò che viene raccontato è scritto, la prima stesura va scritto, nessun testo va cercato nel web, cioè non scherziamo neanche, non esiste proprio. Una storia di questo genere deve essere scritta di sana pianta. Bisogna studiare gli avvenimenti o conoscerli già, io sono uno storico, sono un appassionato di storia e questi sono argomenti che mi piacciono molto, quindi li conosco. E la prima stesura, questa gialla, appunto, è quella che viene scritta riferendoci fondamentalmente agli avvenimenti, cercando di fare in modo che questa stesura abbia una struttura che sia adatta alla narrazione. Poi dopo, ovviamente, il grandissimo lavoro viene qua. Si potrebbe partire anche da una pagina di un libro di storia? No, assolutamente no. No, perché non sarebbe un racconto che... Allora, se voi vi riferite al fare una cosa del genere con degli studenti a scuola, io lo escludo assolutamente. Proprio una cosa di questo genere, potete creare un documentario, un filmato di 3 minuti, eccetera, ma non si parte mai da un testo di un libro di testo, perché il testo deve uscire dal soggetto stesso che è autore e non può essere neanche un lavoro di gruppo, perché è un lavoro all'interno del quale deve essere trasmessa una sensibilità che non può che essere personale. Non esiste una sensibilità di gruppo nel momento in cui si crea una storia di questo genere. Quello che si può fare invece con gli studenti è ovviamente prendere una piccolissima cosa,
e cercare di raccontarla utilizzando delle tecniche simili, questo sì, per con un intento pedagogico nei loro confronti, cioè per fargli vedere una dinamica diversa della rappresentazione, per fargli vedere che può esistere anche un altro mondo rispetto a quello a loro conosciuto, dei appunto filmati, tutorial, documentazione tradizionale, che può essere costruito in questo modo. Ma escludo che si possa partire da un qualsiasi racconto istituzionale. Mancherebbe proprio del sentimento e mancherebbe proprio non ci sarebbe la presenza del soggetto che lo realizza. Ecco, Alba dice un po' come un romanzo storico, esatto, il lavoro è molto simile, è molto molto simile il lavoro, certamente. No, il docufilm l'ho spiegato prima, non c'entra niente con il nostro lavoro, qui è Bonaventura che dice no, non c'entra niente con il nostro lavoro il docufilm è un documentario e il nostro lavoro non c'entra niente neanche con un documentario. Il docufilm è un documentario con la presenza di attori, quindi non solo con elementi oggettivi, è un'altra cosa. Ne ho parlato prima e adesso non voglio ripetere questo discorso. Qui invece siamo nel campo proprio della costruzione di una storia. Sì, le storie, certo, Maria dice, possono essere le storie, possono essere costruite di sana pianta. Siamo nell'ambito della fiction, dobbiamo renderci conto di questo. Ed essendo in un ambito di fiction, è tutto legittimo dal punto di vista della fiction. Non siamo all'interno di una documentazione, anche se questo racconto può appassionare, ed è un racconto oggettivamente fondato. Io non ho tradito nulla degli elementi storici e delle verità storiche oggettive, la documentazione, eccetera. Ma nonostante questo, nonostante la fedeltà che si può avere, restiamo nel campo della fiction. Sì, una grande passione ci vuole per essere originali nella stesura, certamente. Io magari ho la passione della storia, qualcun altro ce l'ha per la biologia, può raccontare storie straordinarie utilizzando lo stesso metodo. Ha un'anima, certo, la narrazione ha un'anima, e chiaramente questo lo dice Adriana, assolutamente, è quest'anima, questa è la questione, è proprio l'anima che deve essere trasmessa all'interno. Per questo dico che non può essere un lavoro scolastico. Se intraprendiamo una strada di questo genere con i nostri studenti, cosa non impossibile, io dico solo che è complessa, non dico che è impossibile. Dobbiamo per prima cosa sgomberare veramente il campo dalla rigidità di tutte le strutture scolastiche, a cominciare dalla valutazione, dal farlo per un motivo, dal farlo perché siamo all'interno della struttura scolastica, eccetera, eccetera, eccetera. Nel corso degli anni con i miei studenti abbiamo realizzato qualcosa come, credo, 500-600 film a carattere narrativo proprio di questo genere, molto brevi, si tratta di un minuto, due minuti, cose molto brevi, perché lavorando sulla brevità possiamo trasmettere loro tante cose di questo genere, li possiamo proprio far riflettere su, e sono state esperienze straordinarie. Ecco, magari su questo sì, potremmo fare un webinar, allora ve le potrei anche mostrare e ci possiamo ragionare, però se non si capisce, diciamo, proprio la struttura con la quale noi lavoriamo, la metodologia di lavoro, non possiamo passare a come lavoriamo poi con altri, ecco, in questo caso. Paragonare a Ken Follett mi sembra un po' esagerato, ma comunque apprezzo comunque questi collegamenti a romanzi che avete letto, alle strutture, eccetera. Ken Follett poi è un grande da questo punto di vista, mescolando il racconto storico, eccetera. Ok, allora continuiamo adesso più rapidamente perché avete capito il meccanismo. Qui invece scrive il racconto, appunto qui abbiamo dovuto allungare le cose, d'accordo, ma osservate, il canto della Marsigliese si diffonde spontaneamente, sarebbe stato semplice farvi ascoltare il canto della Marsigliese, ma non l'abbiamo fatto, perché avrebbe spezzato veramente la dinamica del racconto a un certo punto. Però lo si dice, perché qui siamo
con un ritmo molto sostenuto che viene sorretto anche da il discorso diretto. Se non ci possiamo sfamare onestamente, ci sfameremo con la forza, procuriamoci il pane, che cosa abbiamo da perdere? Questa parte qua si riferisce a questo, lo sciopero generale, non si grida più solo per il pane ma anche contro lo zar, la fine della guerra, eccetera. Ci arriviamo però con calma a questo, perché qui c'è troppa roba insieme. D'altra parte, ripeto, andava fatta così questa scrittura, perché serviva proprio per stabilire che cosa avremmo voluto raccontare. E però racconto un'altra cosa, lo vedete com'è cambiato proprio radicalmente. E abbiamo inserito qui proprio, abbiamo cominciato a inserire proprio il punto di vista dei soggetti che sono qui, esattamente qua. Se non ci possiamo sfamare onestamente, ci sfameremo con la forza! Prima è stato quasi tutto in introduzione alla massa anonima degli operai che a questo punto parla. E parla senza un'inquadratura, per esempio senza un primo piano o un primissimo piano dei volti o degli occhi di questi soldati. Perché? Perché qui li stiamo conoscendo. Qui, se voi... siamo al minuto, a 4 minuti, al quarto minuto di film. Dopo 4 minuti noi conosciamo veramente la massa, l'abbiamo in fronte. Noi abbiamo ricavato che dai giornali, dalle documentazioni, dei verbali della polizia o delle riunioni dei partiti, che in quel momento lì la richiesta era il pane ed erano disposti a prenderselo con la forza. Va bene, perché raccontarlo attraverso una voce extra diegetica, cioè fuori dalla narrazione, e non quindi trovare le formule adatte affinché siano gli stessi operai a parlare? Quindi ecco che abbiamo precisamente... Se non ci possiamo sfamare onestamente, ci sfameremo con la forza! Ok, invece più avanti, ecco qua per esempio, qui abbiamo una stessa dinamica, ma vedete, passiamo a un primo piano. Intanto, eccolo qua. I giovani militari autori del massacro sulla prospettiva Nevsky, in preda al panico e ai morsi. Qui è la voce narrante, il voiceover che parla, presenta quello che sta succedendo con questi soldati e poi ecco la testimonianza diretta. C'era mia madre. E qui abbiamo un primissimo piano e si vede molto tagliato. E anche qui, se voi vedete l'immagine, ve la mostro nella sua interezza, guardate quanto l'abbiamo tagliata. Vedete l'immagine reale, tutta questa, noi abbiamo preso proprio questo. E guardate anche che cosa abbiamo fatto in questo caso. Perché ve la riporto alle sue dimensioni originali, eccola qua, questa sarebbe l'immagine, questa sarebbe la fotografia che abbiamo utilizzato. C'era mia madre tra i dimostranti. Ma vedete, noi non è male, non sta male come soluzione, attenzione, non dico che è sbagliato, tra l'altro non pensate che tutto quello che io dica abbia una valenza di negativo positivo, no? Poi magari lo dico con una certa enfasi perché credo ovviamente nelle cose di cui parlo, però non c'è mai un giudizio, cioè anche questa soluzione è una buona soluzione, ma dobbiamo restare fermamente ancorati al nostro proposito, e il nostro proposito è raccontare la storia, non documentare, e questo passaggio è un passaggio da documentario. Abbiamo l'immagine integrale, non è una rappresentazione cinematografica in 16 noni dell'immagine, perché lo vedete è un formato quadrato, non è neanche un 4 terzi, è un formato quadrato, e chiaramente qui il racconto sarebbe scivolato dalla storia alla documentazione, e invece guardate così, l'abbiamo spostato sulla sinistra,
per rendere l'idea che ci sia qualche cosa oltre i suoi occhi da osservare, e quindi abbiamo prolungato il suo sguardo, l'abbiamo tagliato, abbiamo aperto l'immagine in modo cinematografico e naturalmente vediamo tutto l'effetto moiré e vediamo ovviamente tutti i pixel, guardate come si vedono bene, ma ancora una volta è dal panico e ai mossi. C'era mia madre tra i dimostranti. Cioè, volete che un'affermazione di questo genere venisse rappresentata attraverso una sorta di fototessera? E allora, però, se voi cominciate a ragionare in questi termini, comincerete anche a guardare i documentari sotto un altro punto di vista e vedrete anche quale a volte scadimento hanno i documentari rispetto a una narrazione, e capirete anche perché è più semplice produrre documentari rispetto a narrazione, quindi anche come costi e tutto il resto. Siamo in un altro mondo. Ho sparato a mia madre, si dispera uno di loro, è un altro. E questo è bello perché, per esempio, questa immagine l'abbiamo sfocata apposta. E guardate che sguardo. Sono andato proprio alla caccia degli sguardi, perché l'uomo è con gli occhi che parla. Con la bocca emette parole, ma con gli occhi parla. E lo sguardo rende e trasmette tutta l'affect, l'aspetto umano, il sentimento che volevo che all'interno di questo film ci fosse. E allora poi, dopo una, due, tre inquadrature di questo genere per una decina di secondi, possiamo passare a un'immagine di questo genere. Perché? Perché queste due figure, una e due, sono poi due fra le tante figure che la pensavano a quel modo lì, che vivevano quelle sensazioni, quei sentimenti, e quindi ecco il passaggio poi a un'immagine di questo genere. Allora, intanto guardate questa immagine, era un'immagine a colori portata in bianco e nero e rimessa a posto completamente, ed è un soldato americano in Afghanistan. E qui siamo in Afghanistan. Sono stati aggiunti degli elementi, questa divisa, tendaggi, altre cose all'interno, sono stati tolti degli oggetti, cioè ho fatto questo lavoro per trasformare questa fotografia esattamente in questa che dà l'idea di un soldato, due soldati, le loro brande che leggono. Ho aggiunto un fucile, alcuni dettagli che magari non si colgono direttamente, perché naturalmente siamo presi nel vedere in film, ma che inconsciamente però lo spettatore percepisce, perché ricordatevi anche questo, lo spettatore coglie tante cose che poi non sa di vedere, ma che vede, in realtà il suo inconscio le vede perfettamente, e quindi abbiamo arricchito questa immagine con, per esempio, eccolo qua, questo è un fucile tipico dell'epoca, adesso io ho studiato anche tutte le armi, eccolo qua, si trova sulla destra, qui. Avevo studiato tutte, ho fatto delle ricerche sulle armi dell'epoca, così, e quindi le ho prese. Intanto vedete che anche a colori, un bel fucile, l'abbiamo degradato, l'abbiamo collocato lì dentro. Insomma, è stato un grosso lavoro realizzare questa cosa, ma è bello questo passaggio, perché stiamo parlando qui di una grande storia vera che riguarda questo soldato che si chiama Lind. Adesso vorrei, più speditamente, se no non chiudo il webinar, e ancora una cosa qui, invece, quando tagliare. Allora, un altro problema storico-politico che tocca tutte le discussioni in Russia è quello della guerra. Il ministro socialista russiano Cerno, per concludere la guerra, proponeva di convocare una conferenza socialista internazionale. Sulla base di questa politica, gli slogan, i bolscevichi guadagnano fiducia, intanto a maggio, eccetera. Qui abbiamo troppa ideologia, è troppo spiegato. Qui è il difetto
diciamo, di voler raccontare qualche cosa spiegandola anche. No, tagliato tutto e trasformato tutto questo in un dialogo. Lei dice che noi dobbiamo combattere perché i contadini avranno la terra. Ma che cosa serve dare la terra ai contadini se io vengo ucciso e alla terra non ci tornerò mai più? Così dice un soldato a Kerensky in visita al fronte. Questa frase è vera, è tratta dalle cronache dell'epoca, quindi è anche questa che coinvolge Brusilov, e anche questa, queste le citazioni cui sono corrette. Quindi, avendo trovato delle citazioni di questo genere, tutta la spiegazione molto didascalica, molto didattica, non ha più ragione di esistere, perché sono le persone che parlano. Il partito di Lenin, Trotsky, dal canto suo si indirizza per dire loro, eccetera, eccetera. No, questo è molto più chiaro di qualsiasi spiegazione, perché là dove sono le persone a parlare, a intervenire direttamente, noi abbiamo proprio la storia, la vitalità del racconto che va avanti. Ok? Bene, allora questo lavoro, vi immaginate che è un lavoro importante da fare. Allora, qual è la sorpresa? La sorpresa sta nel fatto che per prima cosa si registra il racconto, cioè lo si legge e si registra la voce. E lo potete leggere voi, non ha nessuna importanza che sia letto bene, intonato, male, eccetera. Qui bisognerebbe poi aprire anche un discorso, ma quello che conta è che, primo, lo potreste leggere tranquillamente voi. Vi esercitate un po' e il risultato sarà sicuramente interessante, se appunto vi esercitate un pochettino. Ma non sto parlando di dizione, sto parlando di un'altra cosa. Sto parlando della prosodia, sto parlando del ritmo e del tono. La coloritura, cioè quello che, prendiamo un punto qualsiasi del testo, lei dice che noi dobbiamo combattere perché i contadini avranno la terra, ma a che cosa serve dare la terra ai contadini se io vengo ucciso e alla terra non ci tornerò mai più? Ecco, intendo una cosa di questo genere, non la lettura come si fa a scuola. Lei dice che noi dobbiamo combattere perché i contadini avranno, perché questo uccide qualsiasi cosa, ovviamente. Allora, qui o siete capaci o non lo siete, o provate, non provate, non lo so, però dovete farlo così. È indispensabile. Perché, prima di tutto, perché il testo è costruito per essere letto così. E poi, perché questa registrazione, proprio col microfono, vi chiudete, dite ai vostri figli, parenti, mariti, mogli, eccetera, di non ridere, anzi di aiutarvi in questo, ma la lettura deve essere fatta in questo modo, e vi chiudete appunto da qualche parte e realizzate questa lettura. Lo potete fare anche due o tre volte, sicuramente lo farete due o tre volte. Alla fine avete un risultato che, eccellente, pessimo che sia, eccetera, sicuramente avrà un pregio. E il pregio è che i ritmi del racconto e le sensazioni che deve trasmettere sono più o meno quelle che volete che siano. E quindi intonate il racconto, le pause, un po' di coloriture, il volume anche, tenetelo un po' elevato, e poi lo potete sempre abbassare. Non stiamo parlando di qualità audio, del file audio. Stiamo parlando di costruire la voce narrante attraverso una registrazione, perché poi voi cosa fate? Guardate cosa fate, voi fate questa operazione, e cioè montate prima di tutto la voce narrante, cioè questa traccia è quella della voce narrante, questa è la voce narrante. Le cronache descrivono, eccetera. Prima montate la voce narrante. Le immagini sono l'ultima cosa che si monta, l'ultima. La prima, a questo punto, si inizia il montaggio con la voce narrante, cioè si colloca nella timeline la voce narrante. Poi, tra l'altro, questo è un risultato finale, ma se usate Final Cut, la voce narrante la montate direttamente nello storyline principale, che è questo, in modo tale che poi tutto viene sincronizzato perfettamente.
La seconda cosa che montate, però, sapete qual è la seconda cosa che montate? È la colonna sonora, il montaggio della colonna sonora. Volete che vi racconti in 2 minuti come si acquisiscono le varie parti che poi costituiranno la colonna sonora, le diverse musiche che poi costituiranno la colonna sonora? Perché vi può essere utile questa cosa. Io mi avvalgo di un servizio che si chiama Epidemic Sound. Pago un abbonamento annuale di un centinaio di euro, una cosa del genere, forse un po' di più, non mi ricordo, e attraverso Epidemic Sound ho accesso a le colonne sonore. Funziona in questo modo. Funziona in questo modo. Io cerco, per esempio, guardate cosa cerco. Cerco horror. Horror. Vediamo un po'. E Epidemic Sound, grazie al mio abbonamento, mi consente di utilizzare tutte le musiche che sono al suo interno e che rispondono a questo criterio. Ne prendo una qualsiasi, horror texture, vediamo un po', l'ascolto e se mi piace... Ecco, vi sarà aggiunto qualche elemento di questa musica e poi a questo punto la scarico e la utilizzo. Quindi tutte le ricerche per la costruzione della colonna sonora sono state fatte in questo modo. Perché horror? Perché, per esempio, in determinati momenti del film noi creiamo una suspense che si ricollega come sensazione. Dunque, per esempio, qua, dov'era? Eccolo qua. Qua. Dai due lati del corridoio partono due personaggi incaricati di fare... Se voi prestate attenzione, tutta questa parte... Il 14 marzo, il principe, il 14 marzo è contro rivoluzione. Allora, se voi guardate tutta questa parte... Incaricati di che... fare il lavoro su. Tutta questa parte che parla della formazione del governo, quello che sta succedendo, quindi è un flashback che torna indietro ai giorni precedenti rispetto ai quali la narrazione era arrivata. Questa parte diventa il preludio al movimento generale che precipita poi nei mesi seguenti in una serie di eventi. Dunque la musica horror è interessante perché, prima di tutto, perché è familiare e tutti la conoscono, tutti sanno che quando si ascolta quella musica, quella colonna sonora, si è dentro un certo ambiente e sta per accadere qualcosa. In secondo luogo, io avevo bisogno, siccome la trattazione di questo punto era un po' lunga, e avevo bisogno di sostenere l'attesa abbastanza e quindi non c'erano artifici che avrebbero potuto essere organizzati in modo valido se non una sola colonna sonora che sostenesse tutta l'architettura in modo che lo spettatore si riconoscesse in questa continuità. Perché beh, questo sarebbe anche un altro tema importante da analizzare, che è appunto la continuità del montaggio. Che viene rappresentato anche attraverso questa diversità, lo vedete qua, proprio questo punto, siamo al 17° minuto circa del film. Quindi sono degli effetti, ma degli effetti di movimento, non c'è nessun effetto straordinario, non ci sono filtri particolari, ok? Sono costruiti con i keyframe, questi effetti, tutti costruiti con i keyframe. E mostrano attraverso una varietà
una trattazione che non era così semplice da rappresentare e che avrebbe rischiato di uccidere il film a metà, nella sostanza, sul quale io sono stato anche molto perplesso a lungo e ho avuto anche molte discussioni, perché io ero quasi quasi propenso a togliere questa parte o a ridurla all'essenziale. Invece tutti quanti, anche persone non esperte, esperti, eccetera, mi dicono no, bisogna lasciarla, perché è vero che c'è un calo, diciamo, rispetto ai ritmi narrativi, ma si regge bene e poi è interessante perché si apprendono delle cose proprio sulla dinamica che altrimenti non si capirebbero. E allora ho lavorato molto a questo punto sulla dinamicità della rappresentazione delle immagini, perché la continuità della colonna sonora attraverso un vissuto che noi conosciamo, perché lo stilema dell'horror l'abbiamo tutti introiettato e quindi siamo tranquilli perché sappiamo dove siamo e stiamo andando verso qualcosa, verso un annuncio di qualche cosa. Le immagini a questo punto trattate veramente in modo vario, ma spero senza scadere nel cliché, nel pacchiano, cioè rimanendo fedele a una linea di semplicità ed efficacia, rendono viva la visione e quindi alla fine si supera questo che è il principale scoglio del film, proprio la parte più complicata, direi, da realizzare, perché poi dopo la narrazione naturalmente continua con i personaggi, con tutti i vari avvenimenti, eccetera, eccetera, che incalzano fino al suo epilogo. E quindi ecco qua l'importanza di trovare i contributi sonori. Poi, eccolo qua, montaggio sulla traccia audio, ve l'ho spiegato prima, ve l'ho fatto anche vedere. Quindi prima, vedete, proprio la narrazione, poi la musica e quindi a questo punto il montaggio delle immagini. E qui è un lavoro naturalmente molto importante. Però voglio tornare un secondo alla musica, perché? Perché naturalmente nel film, ecco qua, torno un attimo a Final Cut, nel film guardate che la musica, sono state utilizzate naturalmente diverse musiche, però non tante, perché è bene anche ritornare, fare in modo che lo spettatore ritrovi quello che ha ascoltato all'inizio e così via. Quindi la prima cosa che ho fatto è scegliere la musica con la quale avrei voluto determinare una grande emozione, e questa è un canto storico rivoluzionario, un canto storico della rivoluzione polacca della metà del XIX secolo, rivoluzione polacca, un canto storico conosciutissimo, cantato molto anche durante la rivoluzione russa e cantato durante le rivoluzioni in tutti i paesi, tradotto in 50.000 modi, riscritto 10.000 volte in modo diverso, ma la base musicale è questa e fa un effetto potente quando inizia. Quindi vi consiglio di partire subito alla ricerca di qualche cosa alla quale voi vi agganciate e che è proprio il canto del cuore, quello che è destinato a trascinare il film, a suscitare le emozioni principali, e quindi si apre il film così. Osservate anche, e fino a un certo punto, fino a che comincia poi un certo tipo di narrazione, fino a qua, ecco. Fino a qua più o meno, eccolo qua. Non è tutto questo, questo è questa
la colonna sonora della prima parte, che vede tutta una serie di tracce sottostanti, diversi livelli, eccetera, che sono stati poi unificati in un solo clip per rendere poi più semplice il montaggio, sennò diventa un problema avere 50.000 tracce da vedere contemporaneamente. Quindi questo elemento, come dire, fondamentale, no, è stato poi inserito brevemente, proprio lievemente qui, quando c'è un avvenimento decisivo molto importante che ha a che fare anche con la guerra, i bolscevichi che riprendono le manifestazioni, eccetera, per un momento solo per un momento e a tono un po' più basso, perché in quel momento lì si dice: guarda che stai ritornando all'inizio, c'è questo elemento di continuità, e attenzione perché ti ritroverai poi fra poco, perché infatti poi con la conclusione del film e i testi che scorrono nell'ultima parte, che spiegano qualche cosa costringendo lo spettatore alla lettura, chiudono il film di nuovo. Le nuove ondate rivoluzionarie scuoteranno l'Europa nuovamente in guerra, ma questa è un'altra storia. E il film chiude sull'immagine di un volto femminile esattamente come si è aperto. Non è che bisogna sempre fare così, quindi con la colonna sonora all'inizio che diventa anche quella alla fine, è una regola, ma in questo contesto narrativo dove la linea principale di narrazione iniziale è stata il movimento delle donne con quelle contraddizioni che abbiamo visto all'inizio, era importante e dà uno spessore, una continuità, chiuderlo allo stesso modo con un'immagine simile. Però torniamo a Bomba, perché stiamo parlando della colonna sonora. La colonna sonora insieme alla voce narrante creano un proprio ambiente, un vero ambiente, come entrare in una sala e guardare l'arredamento, come andare al mare, guardare un paesaggio in montagna, guardare le stelle, è un ambiente, è proprio l'ambiente che deve essere creato, e l'ambiente è un impasto di voce e suoni prima che di immagini. Le immagini devono sorreggere questo ambiente. Mentre il primo presupposto di un documentario istituzionale consiste nel fatto che le immagini sorreggano il discorso logico che vuoi presentare, pedagogico attraverso il quale vuoi insegnare, qui no, qui le immagini devono sostenere la narrazione. E la regola è che finché è possibile utilizziamo i reperti storici e facciamo in modo che le cose coincidano, quindi se stiamo parlando del 10 maggio cercheremo di avere delle fonti che si riferiscano, iconografiche che si riferiscano possibilmente a quella giornata, ma altrimenti no, perché, e non ce ne può interessare niente di questa cosa, perché quello che ci interessa è che la storia venga sorretta, venga, che lo spettatore sia dentro questa storia, e quindi senza far venire marziani sulla Piazza Rossa, certamente, che è improponibile in una storia di questo genere, però non dobbiamo preoccuparci se non abbiamo tutto il materiale a disposizione, perché possiamo giocare su dei tagli di immagine che magari si riferiscono ad altri periodi, eccetera, eccetera. Sono stato molto fortunato perché nella ricerca, che è stata lunga attraverso archivi storici, persone che mi hanno aiutato, mi hanno spedito del materiale, eccetera, ho avuto un'ampia documentazione, che comunque alla fine si è rivelata sempre insufficiente, non è che c'è poi tutto il mondo a disposizione. Ma noi dobbiamo sapere che dal punto di vista dello spettatore, della sua psicologia, in quel momento non si va a chiedere se questo gruppo di soldati, che è un gruppo di soldati che ha manifestato a Pietrogrado nel periodo tra il febbraio e l'ottobre del 17, sia esattamente quello dell'evento di cui stiamo parlando, perché non è questo il problema.
Invece all'interno di un documentario istituzionale, se noi parliamo del coccodrillo, non possiamo inquadrare uno scarabeo. Intanto rispondo, Cosimo chiede con chi collaborato hai fatto tutto da solo. No, vedete i titoli di coda, Katia Salamito e Lorenzo Varaldo mi hanno dato una mano proprio nel reperimento delle fonti, nel discutere tanti aspetti, anche storici, così come raccontarli, eccetera. Poi sì, ho fatto tutto da solo, nel senso che ho scritto tutto dalla prima al completo. Che avete visto, la scelta della colonna sonora, tutto il montaggio, eccetera, è esclusivamente frutto dell'opera del sottoscritto. Alcune foto sono in buono stato, la maggior parte del materiale è materiale degradato. Sapete, anche le foto che sono tagliate, ingiallite, sono... Tra l'altro, una cosa importante, mentre in tutti i documentari si colora di verde, seppia, si mettono dei colori dominanti da una parte, dall'altra, del blu, eccetera. Io, anche le immagini che purtroppo avevo colorate, perché non c'erano gli originali disponibili, le ho riportate tutte in bianco e nero, in modo tale che anche, proprio rigorosamente in bianco e nero, non trovate colorazioni, trovate solo una colorazione di rosso, che è grafica, che serve di impatto per far capire che persino gli avversari politici dei bolscevichi a un certo punto hanno dovuto riconoscere che c'è niente a fare, la gente in quel momento stava per i bolscevichi. E quindi avete notato che c'è una grafica rossa che emerge sotto come una specie di onda che avanza. Ma è l'unico elemento che ha una qualche colorazione, perché è tutto rigorosamente organizzato in bianco e nero, e in un bianco e nero particolare, cioè andando a vedere proprio se c'erano delle immagini che presentavano dei colori, è stato fatto un lavoro proprio su ciascun colore in modo tale che il bianco e nero in determinate casi avesse un certo effetto, quindi ho lavorato anche sul contrasto e tutto il resto, in modo tale che l'ambiente, torniamo sempre a questo argomento, l'ambiente fosse coerente e ci fosse una chiara percezione dell'ambiente, di essere dentro un determinato ambiente. Giuseppe dice: si può partire da una foto come hai fatto tu per inventare una storia? Certo, ma se ti guardi Emultable invece ha utilizzato dei criteri radicalmente diversi, cioè prima ho girato delle cose senza sapere che tipo di storia raccontare. Lungo un viaggio, giravo e riprendevo con una telecamera semiprofessionale un po' tutto quello che mi colpiva, e poi solo in sede di montaggio, quindi è esattamente il processo inverso. Allora, un equilibrio, Bonaventura chiede un equilibrio tra il tempo della voce narrante e quello dei discorsi diretti. Intanto la voce è sempre la stessa, e anche su questo abbiamo avuto un dibattito. E io ho scelto invece di avere una voce sola e non tante, perché tante voci diverse avrebbero reso troppo un'idea filmica, ma allora avremmo anche dovuto avere una struttura, un apparato tipico da film, cosa impossibile, artigianale, fatto con mezzi insomma che ho a disposizione, quindi non bisogna trasmettere l'idea che si vuole fare altro quando poi risulta che si vuole fare A quando il risultato è B. No, noi possiamo ottenere B, allora lavoriamo su un buon B, su un ottimo B, ecco, non su un finto A, per darvi un'idea. E l'equilibrio poi dipende veramente dalla narrazione, no? Da questo momento in poi non c'è più una regola, le regole sono quelle che vi ho detto prima, cioè costruiamo la storia in quel modo, eccetera, eccetera. Poi dopodiché è veramente la sensibilità di creazione, quindi Carlo dice: mi fanno addormentare, penso tu ti riferisca a che cosa? Le pagine dei libri di storia? Non ho capito, forse quando parlavamo di certi documentari istituzionali a quello che ti riferivi. Lei Maria Grazia, intanto sono lui, che poi sarebbe tu, e quindi non c'è lei qua.
Sì, quell'immagine c'era mia madre, immerga lo spettatore nel mondo interiore ed emozionale del soldato. Le musiche principali sono musiche che libere da diritti, sono canti storici, non in Epidemic Sound, e quindi essendo tutti canti storici, liberi da diritti, senza nessun problema, per scrupolo sono anche andato alla SIAE, gli ho mostrato tutto così e mi hanno detto che appunto no, ho fatto bene, non c'è nessun problema, non ho dovuto regolarizzare niente, ecco, da questo punto di vista. Ah, ecco, Carlo, infatti si riferiva ai documentari istituzionali. No, non ho inserito voci femminili proprio perché se io avessi introdotto due o tre voci differenti avrei dato la sensazione di, secondo me, avrei dato la sensazione di voler fare un film senza che fosse un film nel senso del girato con gli attori e tutto il resto. Allora, torno a dire, abbiamo fatto X, cerchiamo di fare bene X e non di far finta di fare bene Y, ecco. Questo così. Poi magari mi sbaglio, magari sarebbe venuto benissimo lo stesso, non lo so. Però questa è stata una scelta che ho fatto immediatamente. E Carlo dice anche la musica come narrazione, cominciare dalla musica come narrazione. Certo, ma pensa a film come quelli di Annis Kaski, per esempio, sono costruiti sulla colonna sonora. Allora, vediamo che cosa avete detto qui in questo sondaggio. Dite, a questo punto mi sento ispirato per analizzare meglio la costruzione narrativa. Bravi, era la risposta che mi attendevo, è importante questo. Andate al cinema. Adottate qualche volta il criterio che uso io. Io vado al cinema là dove mi trovo, il cinema più vicino secondo l'orario, e faccio questo anche con mia moglie che per fortuna mi segue anche in questo. Quindi senza, per esempio, non leggiamo mai le critiche dei film o andiamo a vedere i film perché ci piacciono o no, perché qualsiasi film è utile perché se ti prende, quindi non esaminerai la storia, e se non ti prende, boh, è interessante perché inizi a vedere, no? Questo, un'altra cosa, la fotografia, eccetera, ti vengono in mente, quindi qualsiasi film è interessante, non abbiate pregiudizi. Poi quando io tengo corsi di questo genere, immediatamente stronco tutti quelli che partecipano, per esempio se ho di fronte un pubblico femminile, partiamo subito con dei bel film western, che di solito sono odiati dalle donne, perché proprio la regola è non esiste non mi piace in questo campo. Può esistere un preferisco questo, preferisco quell'altro, ma noi siamo qua per studiare, per capire, e qualsiasi film ci dà modo di entrare nelle dinamiche narrative e quindi di sollecitare la nostra coscienza critica. Poi uscire dai classici schemi, c'è un di troppo qui, dai classici schemi documentaristici, va bene, un terzo, perché probabilmente sapete già che bisogna uscire da questi schemi, utilizzare il montaggio in modo creativo, va bene, perché la metà di voi sarà intenzionata a utilizzare il montaggio, mi piace, pensare in termini di ambiente, immagini, musiche, voci, applicazioni di montaggio, approfondire questo tema, ecco sì, certo, giustamente, perché qui entriamo in un campo molto specifico e quindi, e poi non ci siamo occupati molto di questo, ecco. Quindi le risposte sono logicamente inferiori. Va bene. Quindi direi che per questa sera è tutto. Vi ringrazio per la vostra partecipazione e la vostra attiva partecipazione. E quindi vi saluto.